Benvenuti, io sono Don Limberti e anche oggi si gioca a Bathouse. Abbiamo passato già 3 giorni lavorativi, il terzo giorno è stato interessante, devo dire, se vi siete persi il video andatevelo a vedere. E oggi siamo al nostro 4º giorno al mitico bagno pubblico. La nostra casa, come dicevamo prima, ogni giorno diventa sempre più bella, perché adesso abbiamo un tavolino, una televisione, un incredibile sistema di condizionamento e qualcuno sempre che ci spia dal... No, sono dei capelli. Dicevamo, però non li abbiamo nell'inventario. Non lo so, penso siano capelli. Comunque... prima di andare al lavoro controlliamo che non ci sia niente di strano nel frigo, tipo teste, robe così. Posso vedere i cartoni animati? No? Va bene. È tempo di andare al lavoro. Allora, oh, piove, strano, posto sempre così bello. Ieri avevamo visto la vecchia che andava verso il giardino dei giochi. Quella vecchia nel giorno 2 era inginocchiata davanti al bagno dove lavoriamo con dei fiori, per cui come se fosse appunto morto qualcuno lì, però non ci ha rivolto la parola. Andiamo un attimo a vedere. Ah, eccola qua, forse adesso ci parlerà. Matsuno Sob, questa è l'unica foto che ho di lei. Chi è la ragazza nella foto? È mia nipote. Lei? Beh, penso sia stata sacrificata o scomparsa. Ok. Abbiamo la foto? No. Va bene. Il negozio di caramelle è ancora visitabile? No. Ok. Negozio di elettrodomestici? No, in realtà è quello il negozio di elettrodomestici, che adesso è chiuso. Va bene, possiamo ritornare di nuovo nella sezione qua. Bene. Sta arrivando un cliente. Perfetto. Dopo vediamo le task. Chi sarà? Madonna! Shampoo per uno, sapone per il corpo, cioè sapone e shampoo proprio. Oh, tu mi sei simpatica. Allora, tenga lo shampoo per il corpo, signora, tenga l'asciugamano e mi dia gli yen. E lei è molto simpatica ed educata. Prego, si accomodi. Vuole anche uno shampoo, scusi. Okay. Salve. Perché? Vabbè. Andrà col bambino, col figlio, non lo so. Non vogliamo sapere cosa succede. Abbiamo le caramelle? No. Ogni giorno che passa è sempre peggio. Ma... chiama la madre. Suo figlio sta piangendo. Miki, è lei o lui? Che cacchio è? Non capisco. No, devo andare. Come minimo questo è un fantasma. Adesso mi prendo un altro infarto. Come ieri. La mia mano, sì, effettivamente. La mia mano è. Shotaro è il bambino. Qualcuno mi aiuti? Che cacchio c'ha la tua mano? Oh mamma mia! Qualcuno mi aiuti? Forse qua c'è Cerotti, no? Gli diamo una bibita. No. Aspetta, bimbo, vado a chiamare tua mamma. Aspetta, qua... No, si dà.
Donna mia, sta zitto, rompi coglioni, andiamo dalla mamma, un attimo. Dov'è andata la mamma? Signora? No, è col cazzo che rientro nella sauna. Fanculo. Ma dov'è la signora? E cosa devo fare col bambino? Madonna, adesso do una padellata in testa. Non la smetti di frignare. Ma piantala! Madonna mia! No, triggera sempre lui. Forse devo cercare la madre. Eh? Kit. Oh. Che fortunata coincidenza. Ok, è finito di frignare rompicoglioni? E t'ho aiutato! Cazzi tuoi! Ah, madre mi ha messo la mano nella ventola! Madre! Madre mi ha messo la mano nella ventola? Di che ventola? Nikki? Cosa stai facendo a mio figlio? Come osi ferire il mio tesorino? Non ci tornerò più qui. Minchia che... Minchia, non ce n'è uno normale in questa città, eh. Va bene. Cosa? Cosa? C'è qualcuno che bussa, no? Figa, io vorrei che fosse il testimone di Geova con la torre di guardia, ma ho paura che sarà un jump scare. Chi è là? Futa! Ah, piano. Per fortuna che è arrivato qualcuno. È finita la carta igienica. Conosco questa voce, se è quello della scorsa volta, e magari leggere tutto no. Farebbe schifo. Mi sono sbagliato, avevo un bisogno urgente. Potessi portare... sì, mi sarebbe piaciuto leggere tutta il dialogo, ma... Mio Dio. Carta igienica. Mi ha salvato la vita. E c'è anche una missione in Yakuza Like a Dragon, così. Di quelle dai supereroi. Oh, è già tutto asciutto? Come? Oh, è già tutto asciutto? Cosa? Che cazzo sta facendo? No, è The Killer Poop! È lui! The Poop Killer. Oh mio Dio, che inquietante. Oh mio Dio. Ah, ok. Sgorg, sgorg, sgorg. Ok, sto versando tipo Mister Muscolo. Sgorg, sgorg, sgorg. Ok. Ho capito, devo sgorgare qua. Ci sta, ci sta. Sgorg, sgorg, sgorg. Mm?
Ok, andiamo a vedere se abbiamo finito. Dobbiamo andare anche ai maschili. È giornata di M. Stura gli scarichi, cambia la carta igienica. La via è proprio messa in mezzo dove non serve a un cazzo. Cioè, complimentoni, eh. Cioè, allinearla pareva brutto, vero? Scorca, 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 scorca. Scorca, 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 scorca. Che poi perché fa il rumore del brush brush quando pulisce, quando in realtà dovrebbe essere glu glu? Vabbè, non facciamoci domande. Scorca, 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 scorca. Hai finito il turno, fa un bagno? No, vado a casa a puzzare come un muratore. Dopo l'ultima volta, veramente dopo l'ultima volta, porco bau. Niente sauna, eh. C'è qualcuno? Sospira, sento dei versi. Ah, ok, sono libero. Quindi la mia task è vai a casa, ma prima di subito. No, no. Voglio uscire. Lo sento alla mia destra. Lo so che tanto adesso ci sarà un altro jumpscare. No, è più potente! È dietro di me! Cazzo, giocarli con le cuffie. Ah, se n'è andato. No, no! È un gioco giapponese. Quando finisce il silenzio vuol dire che ti devi voltare e beccarti il jumpscare. Ah, mi sono portato avanti. Ok, usciamo. No, nella sauna io non ci rientro, mi dispiace. Oh, cos'è che c'è qua? Indaga? Non c'è niente. Ah, la Madonna. Oh, cosa? Cosa devo fare? Persona scomparsa. Ah, allora eravamo noi all'inizio del gioco a Kimura Maina. Mia sorella non si è più fatta sentire. Mi ha detto di essere depressa e che avrebbe dato le dimissioni. Ho saputo che sarebbe andata in un posto tra le montagne a lavorare in un bagno pubblico. Non risponde alle mie chiamate, ma forse è impegnata. Sono preoccupata per lei. Dovrei andare a controllare.
Andrò da lei per una notte a parlare. Ok, quindi Akimura Erina, quinto giorno. Quindi, ok, noi abbiamo giocato nei panni della sorella, ovvero noi siamo stati appena, penso, uccisi dal fantasma. Per cui adesso noi siamo la sorella che sta indagando. Mao, ehi, Erina, stai bene, Mao? Non sembri molto in forma. Bene, grazie. Sicuramente tua sorella sta bene. Sicuramente lei è solo stanca, tutto qua. Erena, se ti serve aiuto, io ci sono. Complimenti al collo, eh. Dare da un chiropratico sarebbe buono, eh. Chiamami. Ok. Grazie, Mao Zedong. Buona fortuna. Tua sorella sta aspettando. Detto così. Ok. Bene. Quindi adesso siamo al quinto giorno e siamo nei panni della sorella della persona scomparsa. Dai, controllare la stanza di mia sorella. Perfetto. Interessante. Veramente sta prendendo una piega interessante questo gioco. Che dire? Grazie di essere passati a chi passerà a vedere appunto il video, di essere arrivati fin qua. Se volete mettere un like, un follow, vi ringrazio dal profondo del cuore, anche perché è l'unica maniera purtroppo per fare qualcosa sul tubo. E noi ci rivediamo domani con un altro video, visto che questo ormai è diventato una serie a cadenza giornaliera. Detto questo, a domani.